E come avete visto, il personale di questa ambulanza era totalmente equipaggiato per un virus, non soltanto la mascherina, ma la mascherina potenziata proprio che abbiamo visto in queste settimane per la lotta al coronavirus. L'ambulanza che è appena entrata quindi potrebbe portare un nuovo paziente e infatti è scortata da un'automedica. Scusi, sa che lei qui all'interno c'è un signore che sarebbe stato isolato per il coronavirus? Ho sentito per radio stamattina, sì, che viene da Lodi se non sbaglio. Ha paura? Voglio sperare di no. Certo, lo so. Ecco, qual è il suo stato d'animo? Sono assolutamente tranquilla perché conosco perfettamente il reparto infettivi dell'ospedale Sacco e so che è un reparto d'eccellenza e non sono sicura che non succederà nulla. È medico? No, io sono una volontaria. Quindi lei frequenta spesso questo tipo di padiglione? Sì. Sì, no, non negli infettivi perché negli infettivi non ci sono volontari, sono tutti professionisti. Frequento solo l'ospedale. Non lo sapevo. Ecco. L'infusione sì, sta diventando un problema, purtroppo non so cosa si potrà fare per contenere sempre tutto. Uno ci sta attento, però può succedere. Bisogna stare attenti e vedere un attimino, lavarsi le mani e tutte quelle cose che hanno detto comunque. Ecco, lei sa che quali sono i sintomi del coronavirus? La tosse e la febbre. La polmonite. Polmonite, esatto. Ah, non lo so niente, so che hanno le mascherine nei reparti, ma... Ecco, nei reparti hanno tutte le mascherine? Le persone che lavorano sì, nell'accettazione sì. Sentito, stamattina c'è stato ricoverato una persona, vero? Lei ha paura della diffusione di questo virus? No. Perché? Non veniva, la verità non veniva paura. Però io quando lavoro metto la mascherina, cambio il guanti ogni volta, la camicia, tutto quello basta. Lei ha paura fondamentalmente che questo contagio possa diffondersi? Secondo me sì. E secondo me non è vero che l'hanno scoperto adesso i cinesi, lo so, ce l'avevano già da minimo da 5-6 mesi. Questa è la mia impressione.